Per la nostra pasta patate provola servono naturalmente due patate, io ne utilizzo due perché appunto è una pasta per due persone, quindi utilizzo due patate, della provola naturalmente. Poi come ingredienti vi serviranno della cipolla per fare un soffritto, della pancetta, naturalmente quella è facoltativa, e anche facoltativo il pomodoro. Io ne ho messo un pochino come vedrete dopo perché ne avevo un po' da finire, quindi ho deciso di farlo andare. È una pasta patate provola naturalmente a modo mio, non sono napoletana e non so farla naturalmente bene come la fanno loro, ma ho cercato di, insomma, di fare del mio meglio. Quindi appunto pelo con il pelapatate due patate. E se voi siete di più, naturalmente le proporzioni variano in base a quante persone siete. E dopodiché, dopo che ho pelato le mie patate, le vado a tagliare prima a strisce, poi a tanti cubettini piccoli. E mi raccomando, cercate di farle piccole e soprattutto più o meno della stessa misura, in modo che poi cuociono uniformemente e dovendoci poi mettere nella pentola anche la pasta, non, insomma, non siano troppo grosse. Quindi appunto taglio a quadratini più o meno simili le mie patate. Le taglio tutte e due. Ecco qua. E dopodiché, quando ho finito di tagliarle tutte, le metto all'interno di un piatto e vado a sciacquarle un pochino in modo da togliere un po' di amido. Quindi le metto sotto l'acqua fredda, le sciacquo per bene, butto via la prima, diciamo, portata d'acqua. E dopodiché vado a riempirle e le lascio un pochino a bagno in questo modo e le lascio lì. Nel frattempo vado a prepararmi un pochino di brodo per la pasta. Utilizzo un dado vegetale, è un dado biologico, e intanto mi vado a tagliare la cipolla. In questo caso io utilizzo uno scalogno. E mi raccomando, tagliate la vostra cipolla o il vostro scalogno, insomma quello che volete, anche questo a pezzettini piccoli. Io inizialmente, come vedrete, faccio dei pezzi un pochino più grossi che poi vado a tagliare fini fini. Questo per fare il soffritto e per far sì che, diciamo, nella pasta si senta il sapore, diciamo, del soffritto, ma che non sia la cosa principale, ecco. Quindi finiamo di tagliarla tutta e andiamo a rifinirla. Ah, lì vedete tra l'altro un bel pecorino grattugiato che poi alla fine non ci ho messo. Volevo metterci anche quello, però poi c'era già la provola, ci sono già un sacco di ingredienti. È sicuramente una pasta bella ricca e anche bella grassa, diciamolo pure. E quindi non mi andava di mettere anche poi il pecorino, quindi ho semplicemente messo gli ingredienti che vi ho elencato prima. Adesso mettiamo dell'olio evo in una pentola abbastanza capiente che possa contenere sia le patate che poi appunto anche la pasta. Il fuoco l'avevo già acceso e adesso vado a mettere anche le cipolle proprio per iniziare a fare il nostro soffrittino. Mentre intanto il brodo è su che si sta preparando. Prendo un mestolo. Nel frattempo sentite sotto miagolare la Sophie, non fateci caso. Ok, vado ad aggiungere anche già la mia pancetta affumicata, così anche lei si prepara bene e inizia a rilasciare tutti i suoi sapori. Diamo una girata e la lasciamo soffriggere. Nel frattempo, dopo che si è soffritto un po', vado ad aggiungere le patate.
poi, come vi dicevo, un po' di passata di pomodoro che mi è avanzata, che ho già riempito di acqua. La vado a mettere perché mi dispiace sprecarla, poi era poca per farci un sugo. Aggiungo nel frattempo ancora un po' d'acqua e vado a metterla nelle patate, anche perché le patate devono comunque cuocere nel brodo, che io andrò a mettere poi dopo con la pasta, o altrimenti appunto con questo sughino e quest'acqua, diciamo, della passata di pomodoro. Nel frattempo che le nostre patate si iniziano a cuocere, vado a tagliare già la provola affumicata. Ne taglio prima un pezzo, che poi vado a fare anche questa a listarelle e a tagliarla poi a quadratini piccolissimi, o insomma più piccoli che si può. Ok, andate anche qui a occhio, io ripeto sempre per due persone, più o meno ho cercato di tenere una dose che andasse bene per due persone. Quando ho tagliato subito questo pezzo di provola mi sembrava andasse bene, in realtà poi ho deciso di tagliare un'altra fetta, come vedrete, perché probabilmente così non era tantissima. Quindi, come vedete, ne taglio ancora un pezzo e vado a fare anche questa. Nel frattempo mi avete visto con la mano in su perché spostavo la gatta che si avvicinava. Ogni volta che sentono profumi di formaggio o di qualcosa, i miei gatti sono così, però sono puliti, sono sempre stati in casa con noi e quindi insomma sono parte della famiglia. Ok, adesso abbiamo tagliato la nostra provola e quella è la quantità che utilizzerò. Nel frattempo ho tolto alcune patate che erano già cotte e le ho messe in un piatto e le vado a schiacciare con la forchetta, da cercare di creare una specie di purée, una sorta di pappetta di patate, che andrò poi di nuovo a riaggiungere alle patate che stanno cuocendo per rendere il tutto ancora più cremoso. E intanto vedete lì nel cestino la pasta che ho pesato e sono, diciamo, è della pasta di Gragnano, che andrebbero meglio le mezze maniche, diciamo. Io ho utilizzato queste, che non mi ricordo bene come si chiamano, perché comunque dovevo farle andare, erano aperte e comunque sono buone. Anzi, adesso vi dico subito come si chiamano. Sono le onde. Ecco, quindi ho utilizzato le onde, appunto, anche se, ripeto, le mezze maniche forse erano l'ideale, o altrimenti quella pasta mista, però insomma ogni pasta poi va bene, l'importante è che sia corta, almeno secondo me è meglio corta. Adesso vado a mettere appunto il mio purè, diciamo le mie patate schiacciate insieme alle altre patate che nel frattempo appunto hanno continuato a cuocere. Così andiamo a creare una sorta di cremina che con questo tipo di pasta è veramente la morte sua. Andiamo ad aggiungere anche già un cucchiaio di brodo. Mescoliamo. Così siamo pronti a mettere la pasta. Che infatti adesso andiamo a buttare. Ecco qua,
Adesso andiamo ad aggiungere ancora del brodo, anche perché appunto la nostra pasta deve cuocere, esattamente un po' come il risotto. Quando fate un risotto mettete il risotto e poi il brodo. Quindi ci regoliamo di tanto in tanto ad aggiungerlo e intanto la lasciamo andare così. Cerchiamo di bagnarla bene e la lasciamo andare. Ecco, già dopo questa era quasi pronta, vedete l'effetto? Piano piano si sta preparando e mischiando tutti i sapori e i profumi delle patate, della pancetta che è veramente squisita. Ed ecco qua il risultato finale. Quasi, perché andiamo a mettere la provola. La provola andiamo a metterla però a fuoco spento, quindi la nostra pasta è pronta. Ho spento il fuoco e adesso andiamo a mettere la provola in modo che si fonda bene. Quindi andiamo a mischiarla bene, vedrete che si scioglie, ma non sarà poi in questo modo, spegnendo il fuoco, non sarà filante tipo pizza che poi è difficile impiattarla. E questo è il consiglio, diciamo il segreto, di metterla a fuoco spento e mescolare bene, in modo che il calore la faccia sciogliere senza però farla diventare troppo troppo filante. Perché noi vogliamo che si sciolga, ma non che fili. Ed ecco qua, la nostra pasta e patate e provola è pronta. Buon appetito!